Buonasera, bentrovati all'appuntamento con il telegiornale di Teletruria. In apertura la cronaca giudiziaria, ultima udienza quella di questa mattina per il presidente del collegio Ada Grignani nel processo Coingas prima del congedo per maternità. È stata un'udienza breve perché soltanto uno dei testimoni convocati dalle parti civili, il commercialista Francesco Arzilli, si è presentato in aula. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il telegiornale di Teletruria. Cominciamo con la cronaca giudiziaria, ultima udienza, quella di questa mattina per il presidente del collegio Ada Grignani nel processo Coingas prima del congedo per maternità. È stata un'udienza breve perché soltanto uno dei testimoni convocati dalle parti civili, il commercialista Francesco Arzilli, si è presentato in aula. Il processo riprenderà con il nuovo collegio il 21 giugno in una convocazione finalizzata alla calendarizzazione che sarà decisa dal nuovo presidente, che sarà con ogni probabilità Filippo Ruggero. Tra gli imputati Alberto Merelli, Franco Scortecci e Mara Cacioli, che hanno annunciato che si sottoporranno all'interrogatorio, mentre il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, e Francesco Macri si affideranno a dichiarazioni spontanee e l'avvocato Stefano Pasquini ha optato per il no all'esame. E dopo l'aggressione ad un operatore della Croce Bianca interviene Giovanni Grasso, presidente dell'Ordine degli Infermieri di Arezzo. Basta violenza a chi ti aiuta, ha detto. Sentiamo. Basta con la violenza gratuita nei confronti degli operatori sanitari o comunque di chi è un soccorritore e interviene per portare aiuto al prossimo. Dopo l'ennesima aggressione ai danni di sanitari, vedi il caso dell'operatore della Croce Bianca malmenato da un 35enne che aveva cercato di aiutare, il presidente dell'Ordine degli Infermieri di Quello Arezzo, del Giovanni camper Grasso, interviene vaccinale. sulla vicenda. La scorsa settimana abbiamo organizzato una mattinata di confronto sul tema della violenza agli operatori sanitari. Il 16 giugno saremo a Roma al Senato per presentare il nostro video e la campagna Rispetta chi ti aiuta, ma nonostante questo gli episodi di aggressione contro i soccorritori, come abbiamo visto nel caso di Piazza Sant'Agostino, sono purtroppo sempre all'ordine del giorno. Giovanni Grasso non nasconde la propria indignazione per quanto successo agli operatori della Croce Bianca nella serata di domenica e per questo afferma anche con atti concreti la necessità di mantenere alta la guardia. Evidentemente avere ottenuto garanzie anche sul piano legislativo contro questo tipo di reato non è per qualche sconsiderato un deterrente sufficiente. Noi continueremo la nostra opera di sensibilizzazione e sono particolarmente orgoglioso di annunciare che saremo ospiti in Parlamento proprio come esempio di buona pratica nella battaglia prima di tutto culturale contro certi comportamenti.
Adesso una lite tra padri, alla festa di compleanno i bimbi giocano, durante la festa nasce una scaramuccia, un padre interviene aggredendo l'altro. La lite, secondo quanto riferito dai carabinieri, è scoppiata nel parco giochi di un ristorante di San Giovanni Valdarno dove era in corso una festa di compleanno. A dare l'allarme la moglie dell'uomo aggredito, un 28enne della zona. L'aggressore, alla vista dei militari, è fuggito con il figlioletto ed è tuttora ricercato. Adesso parliamo dell'assemblea di AISA con temi caldi, quella che si è svolta oggi, soprattutto in chiave di novità energetiche, per le quali, ha commentato il presidente di AISA Giacomo Cherici, non devono esserci incertezze. L'assemblea degli azionisti di AISA Impianti ha deliberato atti che vanno nella direzione della risoluzione dei contenziosi tra le aziende AISA Impianti, Siena Ambiente e Sei Toscana. L'assemblea infatti ha deliberato di porre la parola fine alla possibilità che nel comune di Arezzo possa essere realizzato il grande termovalorizzatore previsto dalla gara di ambito e la contestuale perdita dell'impianto pubblico. All'esame dell'assemblea anche l'adeguamento futuro dell'attuale linea da 45.000 tonnellate, unitamente al potenziamento del biodigestore che, grazie all'energia prodotta, potrebbe consentire un'importante produzione di biometano oltre quella già prevista. Su questo punto l'assessore Sacchetti del Comune Capoluogo e maggiore azionista di AISA Impianti S.P.A. ha dato preciso mandato all'azienda di studiare le modalità per distribuire anche agli altri comuni i vantaggi derivanti dalle nuove risorse che Zero Spreco potrà fornire al territorio e favorire l'allargamento a livello provinciale della compagine pubblica. I soci hanno poi potuto prendere visione della crescita del patrimonio aziendale, che è passato da 11 milioni di euro nel 2013 agli attuali 43 milioni di euro, con previsione di aumento dei ricavi del 60% al 2024, quando sarà attivata la nuova linea da 75.000 tonnellate. Il costo aziendale a carico di tutti i comuni è calato di 1 milione di euro in un anno, anche grazie al fatto che l'azienda non acquista energia dall'esterno. Favorevoli i comuni di Arezzo, Cortona, Castiglion Fiorentino, Castiglion Fibocchi e Capolona. Astenuti i comuni di Foiano e Monte San Savino. Contrari Civitella, Marciano e Lucignano. Adesso parliamo di Giostra del Saracino. Al via la vendita dei biglietti, giovedì il Click Day. Definite le modalità di vendita dei biglietti per la prossima edizione della Giostra del Saracino in programma sabato 18 giugno alle 21.30. che, come per l'edizione 2021, sarà gestita in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour. Giovedì 9 giugno dalle 15 alle 18 sarà attivo il form che permetterà di registrarsi per prenotare i propri tagliandi. Ogni utente potrà richiedere al massimo 4 biglietti. La prelazione dei biglietti sarà garantita ai primi 150 utenti che ne faranno richiesta. L'ordine di prenotazione sarà generato informaticamente con data e ora di compilazione. Verrà generato un elenco di 200 utenti, di cui 150 riceveranno all'indirizzo di posta elettronica fornito in fase di compilazione del form entro la mattina di venerdì 10 giugno una mail con indicato giorno e ora di presentazione al botteghino. I rimanenti 50, considerati riserve, saranno eventualmente contattati telefonicamente domenica 12 giugno tra le 10 e le 13 per fissare un appuntamento per il ritiro nel pomeriggio dello stesso giorno. Una volta conclusa la vendita su prelazione dalle 9 di lunedì 13 giugno, sarà attivata la vendita libera online sia per la Giostra del Saracino di sabato 18 giugno sia per la prova generale di giovedì 16 giugno alle 21.30. Dalla stessa giornata di lunedì 13 giugno sarà possibile acquistare i biglietti anche in presenza presso la biglietteria del percorso espositivo I colori della giostra dalle 9 alle 19 con estensione fino alle 22 nelle giornate di giovedì e sabato. È tornato a nuova vita il San Gregorio Magno che benedice i monaci, collocato nella sacrestia della chiesa della Badia, grazie al Rotary Club Arezzo Est che ne ha affidato il restauro a Daniela Galoppi. Vediamo. Un restauro molto importante, quello portato avanti dal Rotary Club Arezzo Est per la chiesa della Badia di Arezzo, bellissimo questo Gregorio Magno. Allora, Presidente, un bel gesto. Sì, siamo stati i fautori di questo restauro portato avanti e voluto dal nostro club, in particolare dalla Lilletta Fornasari che è la nostra referente per quanto riguarda l'arte,
e la Daniela Galoppi è riuscita a dare vita di nuovo a un quadro di questo valore che rappresenta per noi un fiore all'occhiello dei service di quest'anno. Questi dipinti, faccio una breve storia, tantissimi anni fa, ma tanti, si parla del 96, mi furono indicati dal dottore Andrea Andanti nel sottocampanile qui della Badia, dove erano stati chissà quando messi, immagino nell'immediato dopoguerra, se non addirittura prima, e ci fu una mattinata di tirarli fuori, no? E quindi siccome in quel momento mi occupavo di Salvi Castellucci e di Bernardino Santini, che sono due protagonisti del 600, alcune di queste tele sono attribuibili sicuramente alla mano dell'uno e dell'altro reciprocamente. Daniela Galoppi ha curato il restauro, non deve essere stato semplice riportare questi splendidi colori da questa tela? No, non è stato semplice perché c'era la polvere dei secoli sopra, che si era ben consolidata e attaccata al colore, quindi diciamo che la fase più complicata è stata proprio rimuovere i sedimenti di polvere. I colori sono quelli, diciamo, originali, naturalmente col tempo vita di un'opera d'arte, non sono come erano in origine, ma diciamo che abbiamo restituito alla città un altro capolavoro. Adesso cambiamo argomento. Il 12% delle famiglie aretine ha affermato di non riuscire a far fronte ad una spesa imprevista, percentuale più alta tra le province toscane. Questo dato, sommato a quello sulla disoccupazione, ha dato l'impulso per attivare uno sportello di ascolto e di aiuto per la ricerca di lavoro e non solo. Un progetto a cui Oxfam ha dato vita insieme alla cooperativa Progetto 5 ACIA Arezzo. Nell'ultimo anno ad Arezzo 1200 cittadini in difficoltà si sono rivolti ad Oxfam per sfuggire alla disoccupazione e cercare sostegno per la propria economia domestica. Con l'obiettivo di fornire risposte alle fasce più fragili, soprattutto donne e giovani in cerca di lavoro o formazione finalizzata al lavoro, è stato attivato nel quartiere di Saione e nello specifico nei locali del Community Center di Oxfam in via Isonzo lo sportello di ascolto Io. L'accesso a un lavoro dignitoso è una delle priorità che si pone Oxfam nel suo lavoro. Ad Arezzo ci sono 7,2%, il 7% della popolazione è disoccupata e il 33% delle donne è inoccupata. Così come i giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano a corsi di formazione sono circa il 24%. In una provincia come quella di Arezzo, in un territorio come quello di Arezzo, che questi livelli di povertà non li aveva mai conosciuti. Un servizio con finalità di inclusione sociale che vede tra i protagonisti anche la cooperativa Progetto 5 e la Confederazione Italiana Agricoltori di Arezzo. Un progetto importante quello che nasce, che consente di attivare anche il mondo dell'agricoltura nelle politiche attive del lavoro, quindi i valori sociali che stanno alla base dell'associazione agricola che oggi rappresento insieme ad Oxfam e a Progetto 5 ci mettono nella condizione di poter operare al servizio del cittadino gratuitamente. Progetto 5 dà il via a questo progetto attraverso lo sportello lavoro, un servizio che è esploso durante il periodo della pandemia con l'aumento indiscriminato delle richieste di cura a casa, in situazioni di disagio e difficoltà. Adesso la querela è nata tra Comune di Cortona e l'associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Cortona, riguarda il futuro di un complesso sportivo chiuso ormai da qualche anno. La zona è quella del parterre, i particolari nel nostro servizio. Da una parte la società sportiva dilettantistica Tennis Club Cortona, dall'altra il Comune di Cortona. La questione riguarda il complesso denominato Monti del Parterre, comprendente una piscina con solarium, spogliatoi, un locale ristoro e un anfiteatro. La società ha deciso di restituirlo al Comune perché non poteva più sostenere le spese. Questo ha causato il degrado della struttura. Dopo una stagione di chiusura forzata, la società nel 2020 ha deliberato la sua messa in liquidazione per mancanza di energie personali e di risorse economiche per continuare a provvedere alla struttura. Nel contempo ha chiesto la restituzione anticipata del bene al Comune di Cortona rispetto all'ordinario termine della convenzione, nella certezza che gli amministratori sarebbero stati in grado di darla in gestione a società affidabili. Qual è la presa di posizione dell'amministrazione comunale sulla vicenda dell'impianto sportivo Monti del Parterre? La gestione ha avuto mille problemi, sono anni che oramai l'impianto è chiuso e qualcuno vorrebbe diciamo riconsegnarlo prima del 2023, che la
scadenza naturale della convenzione stessa all'amministrazione comunale. Fin qui nulla da dire, se i luoghi fossero ancora fruibili e funzionali. Purtroppo i luoghi sono tenuti in uno stato di degrado e l'amministrazione comunale dovrebbe, come dire, per metterlo in sicurezza investire oltre 50.000 euro per poi renderlo fruibile con altri denari ancora pubblici, evidentemente da parte del Comune di Cortona. È chiaro che noi non ci stiamo a questo gioco e quindi l'associazione sportiva Tennis Club Cortona deve rispettare la convenzione stessa, cioè rendere i luoghi fruibili e funzionali. A quel punto lì possiamo noi prendere in carico. Grandi nomi in calendario al Festival del Cinema di Castiglion Fiorentino che è stato presentato a Roma. Presentato nella splendida cornice di Villa Borghese, la casa del cinema, il Castiglioni Film Festival. Prestigiosi i nomi che vi prenderanno parte. 3 serate a fine luglio. La parola chiave è contemporaneità. Avremo il film I Predatori con ospite Giorgio Montanini, la pellicola premiata a Venezia come migliore sceneggiatura per Pietro Castellitto, poi avremo Settembre con Fabrizio Bentivoglio, un film che è uscito da poco nelle sale, tra l'altro molto apprezzato, e poi un'altra pellicola del 2019, Lontano Lontano, con Giorgio Colangeli ed Ennio Fantastichini. Ovviamente sarà con noi il maestro Giorgio Colangeli il 31 di luglio. Se mi avessero detto 8 anni fa che l'ottava edizione del Castiglioni Film Festival sarebbe stata presentata a Roma, non ci avrei creduto. In realtà oggi è il coronamento di un percorso che abbiamo iniziato appunto 8 anni fa e dà la cifra di quanto cammino abbiamo fatto. Il Castiglioni Film Festival è una realtà che si misura anche dallo spessore degli ospiti che presentiamo. Crediamo anche nella promozione della città e del territorio anche attraverso l'arte del cinema. Pensiamo che sia un volano importante che fa conoscere Castiglion Fiorentino e permette a Castiglion Fiorentino di conoscere e incontrare tanti personaggi. Torna nel giardino pensile di Monte San Savino lo spettacolo ideato e musicato dal maestro Marino Pagliai. L'appuntamento è per domani alle 21. Tanti pezzi che saranno eseguiti, in scena anche nomi noti quali Nicola Leprai, Ilaria Scatizzi, Elisa Pieschi, le sorelle Purpura e Tino Banchetti. Conduce Barbara Perissi. L'evento è nato per sostenere il Calcit e l'incasso sarà devoluto al servizio Scudo. E va in archivio con un successo dietro l'altro la rassegna Arezzo Nascosta, promossa da OIDA, che ha condotto gruppi di appassionati di musica classica in luoghi inconsueti. Boom anche all'ultimo spettacolo nella Sala degli Archi di San Francesco. Anche l'ultimo concerto della rassegna Arezzo Nascosta, promossa da OIDA, ha visto una sala piena di aretini in cerca di musica di qualità. Il duo Guinet di Roberto Rossi alla chitarra e Giulio Cuseri al clarinetto ha eseguito brani originali e trascrizioni estratti da periodi e culture diverse, regalando sensazioni ed emozioni grazie all'incontro dei due strumenti. Arezzo risponde sempre quando la musica di qualità chiama, ha detto la presidente di OIDA Paola Butali. Siamo felici che i nostri concerti registrino sempre il tutto esaurito. E siamo ancora più orgogliosi di questo risultato perché ogni concerto di professionisti è stato aperto da ensemble delle scuole musicali di primo grado, un'opportunità unica per chi studia e vuole crescere nella musica. Arezzo Nascosta ha proposto quest'anno luoghi insoliti come ambienti di lavoro, concerti all'interno di Melis, 1R, Alterini e concerti in luoghi non usuali per la musica da camera come la Sala degli Archi di San Francesco, il chiostro del seminario e la sala conferenze della biblioteca. Ogni incontro è stato preceduto da una visita guidata alla scoperta di tesori sconosciuti in ciascuno di questi luoghi. Ogni data ha visto una degustazione di vino in collaborazione con AIS, Associazione Italiana Sommelier. Nell'ultima data il vino protagonista è stato Rame, uno spumante rosato brut dell'azienda La Guardiola. Non poteva chiudere con Miglior Brindisi, la rassegna di musica da camera che festeggia quest'anno i 5 anni dell'orchestra. E adesso tutti a lavoro per OIDA Campus, la scuola residenziale che si svolge a Chiusi della Verna per musicisti junior e professionisti.
E l'estate foglianese ha preso il via con il carnevale, ma i mesi di giugno, luglio e agosto offriranno tanti altri eventi. Vediamo. Sarà un'estate ricca di appuntamenti quella di Foiano. È stato presentato il cartellone degli eventi di giugno, luglio e agosto. Siamo contenti, grazie alle associazioni con cui collaboriamo costantemente, grazie all'associazione commercianti che ci dà sempre una mano in questi momenti, quindi siamo felici. Si parte ovviamente dalla musica, concerti, teatro, presentazioni di libri, ci saranno degli eventi la sera dopo cena come la Notte Bianca, quest'anno abbiamo provato con il Festival della Birra, il Mammut Jazz Festival che per la prima volta arriva a Foiano, con l'Officina della Cultura abbiamo organizzato due concerti, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti. Anche spazio alla storia con l'associazione Scannagallo. Sì, torna ovviamente la battaglia di Scannagallo nell'ultimo fine settimana di luglio, anche con loro una collaborazione costante da tanti anni. E poi l'arte, perché ci sarà anche una mostra dedicata a Furio del Furia. Sì, un nostro concittadino illustre, Furio del Furia, quest'anno sono i 90 anni dalla sua morte e quindi stiamo insieme al fotoclub organizzando una mostra itinerante per tutte le piazze di Foiano che partirà il 2 luglio e che poi arriverà fino a settembre. L'auspicio è che le tante iniziative di Restate a Foiano, dove la R sta per rilancio, possano dare una boccata d'ossigeno al commercio locale. La situazione del commercio purtroppo è particolarmente disagiata, in generale un po' dappertutto, proprio perché tra gli aumenti, tra la scarsità, diciamo così, di contanti e il poco afflusso che c'è insomma in paese, almeno a Foiano, c'è una situazione che non sarà risollevata certamente dal cartellone degli eventi, però è un tentativo che comunque sia fa e dà speranza e anche psicologicamente in qualche modo aiuta. Dall'Unione di Misericordia Arezzo e ASL Toscana Sud-Est partono i corsi per la disostruzione delle vie aeree in neonati e bambini, in programma da sabato nella sede aretina della confraternita. Importante collaborazione tra ASL e Misericordia per un corso sulla disostruzione delle vie pediatriche. Dottor Gilo, c'è grande richiesta per questo tipo di attività che riguarda anche la formazione dei genitori, dei parenti, dei piccolini. Esatto, da diciamo, diversi anni abbiamo avuto varie sollecitazioni dai genitori che sono preoccupati proprio per queste ostruzioni delle vie aeree superiori che possono capitare nei bambini di pochi anni con il cibo, con oggetti, così. Allora c'è questa preoccupazione, dice come fare, e abbiamo con la Misericordia cercato di collaborare con una convenzione che è stata messa in atto e partirà adesso sabato prossimo, per cui i genitori verranno a formarsi una volta reclutati proprio dal nostro consultorio del distretto, vengono a formarsi con operatori formatori della Misericordia, quindi la Misericordia mette sia i formatori sia la sede dove effettivamente avranno queste formazioni, queste sedute. Dottor Rossi, iniziate sabato, quindi come si svolgeranno questi corsi dopo il reclutamento appunto da parte del consultore? Io ringrazio innanzitutto la ASL e ringrazio anche il dottor Evaristo Giglio, direttore del distretto di Arezzo, per questo progetto che realizziamo insieme ASL e Misericordia. Ringrazio il vice governatore, l'avvocato Lorenzo Lorenzoni e tutti i formatori della Misericordia che accetteranno le persone che entreranno nel nostro salone e acquisiranno tutte le informazioni necessarie per gestire momenti di emergenza e di grande preoccupazione come può essere una ostruzione in un bambino piccolo. Quando racconti la guerra, la domanda che ti assilla è se ne valga la pena. Così Toni Capuozzo, ospite dell'evento dell'Associazione Cultura Nazionale, è intervenuto ad Arezzo per presentare il suo ultimo documentario e per riflettere sulla situazione geopolitica attuale. Il giornalista Toni Capuozzo ha incontrato il pubblico di Arezzo nella chiesa dei Santi Lorentino e Pergentino, un incontro a margine della proiezione del suo documentario girato nei luoghi che lo avevano visto inviato di guerra durante il conflitto balcanico. Il docufilm dal titolo Ritorno all'inferno 1992-2022 è stata l'occasione per Capuozzo per riflettere sui parallelismi tra la guerra dei Balcani e l'attuale guerra in Ucraina. L'assedio Sarajevo è cominciato 30 anni fa ed è stato il momento culminante dei 10 anni in cui è scomparsa la Jugoslavia. È un ricordo strano perché mi sono trovato a viverlo mentre un'altra guerra un po' più lontana, perché l'Ucraina è più lontana, bussava alle nostre porte con delle grandi differenze. Allora l'Italia era inevitabilmente distratta da,
da Mani Pulite, dagli attentati di mafia. E sul caso della presunta lista di personaggi pubblici italiani filo putiniani, in cui compare anche un giornalista originario del Casentino, ha sottolineato l'importanza del dubbio. Trovo assurdo che si configuri come un attentato al paese, alla patria, alla nazione, quelli che sono espressioni di un libero pensiero. Penso anzi che il paese dovrebbe essere grato, specie quando una guerra ci sfiora, che ci siano posizioni diverse, che ci sia un dibattito. Cioè, i dubbi sono preziosi. In un paese in cui bisogna scattare sull'attenti quando decidiamo di mandare armi in un conflitto, quando la nostra Costituzione ripudia la guerra, è un paese che diventa una caserma. Toni Capuozzi è un grande personaggio, una persona che stimola il pensiero e la riflessione. Credo che sia uno dei pochi giornalisti veramente liberi in Italia. Poi, come vedete, la gente ha ben risposto, quindi credo che ancora una volta abbiamo colto nel segno. Grazie alla collaborazione tra l'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Bibbiena e l'Arma Casentinese, per tutto il periodo estivo all'interno della caserma dei Carabinieri di Bibbiena saranno esposte alcune uniformi storiche dell'Arma. Rivivere la storia delle Forze Armate attraverso le loro divise. Durante il periodo estivo, chi si troverà a passare dal comando della Compagnia dei Carabinieri di Bibbiena per una denuncia o per una qualsiasi altra necessità, ma anche semplicemente in visita agli stessi militari, potrà infatti fare un tuffo nel passato, grazie alle uniformi confezionate con dedizione, perizia e passione, che si tramandano di padre in figlio. Un vero e proprio viaggio attraverso la divisa, reso possibile dalla collaborazione tra l'Arma Casentinese in servizio e l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Bibbiena, attraverso due volontari, Alessandro e Mirko Boccaccia, padre e figlio appassionati di uniformi sia originali che rievocative. San Giovanni Valdarno in lutto per la morte di Imperio Carbini, esponente di spicco del Partito Socialista Italiano. Carbini è stato due volte vice sindaco di San Giovanni, assessore dal 1975 al 1980. Notevole anche il suo impegno nel sociale, è stato uno dei fondatori della Pro Loco ed era sempre impegnato in varie iniziative per la società civile sangiovannese. Aveva 83 anni, ai familiari e al figlio Francesco giungano le condoglianze della nostra emittente. E chiudiamo questa prima parte del nostro telegiornale ricordandovi gli appuntamenti di questa sera. Subito dopo le notizie sportive 9:10, la nostra attualità, la serata proseguirà con Ben Godi, Alex Revelli Sorini e Roberto Francini, si occuperanno di prevenzione dei danni dei raggi solari. Al termine cronache e commenti, il settimanale di informazione dell'attività del Consiglio regionale della Toscana. Ed è tutto per questa prima parte del nostro TG, grazie per la vostra attenzione, vi auguro un buon proseguimento su Teletruria.